No, perché i tedeschi sanno che la Merkel ha scelto di cancellare il trattato di Dublino per quanto riguarda i siriani, perché i tedeschi hanno deciso di accogliere solo i siriani, per cui quelle persone che scappano veramente dalle guerre. A differenza nostra, che invece accogliamo tutti e di tutto, senza tra l'altro certificarne l'identità, almeno per un anno e mezzo. Il problema è esattamente questo: la scelta che ha fatto la Merkel è una scelta coerente rispetto alla situazione. Accolgono solo coloro i quali Non è scappano dalle vero, non è guerre, così. e questa cosa è stata simbolo di bontà. Il nostro governo invece ha deciso di accogliere tutti, senza differenziare tra coloro i quali scappano dalle guerre e coloro i quali invece non scappano dalle guerre, ma magari vengono anche da noi a combinare qualche casino. E tutto questo ci è costato fino adesso circa 3 miliardi e mezzo di euro, probabilmente alla fine del 2016 si arriva a 5 miliardi di euro. La contestazione che noi facciamo principale al governo è che a noi sta bene assistere, accogliere i profughi siriani che scappano dalle guerre, ma gli altri sono clandestini e i clandestini non possono stare in questo paese, andrebbero espulsi. Allora, se noi spendiamo dei soldi per i clandestini, inventando il business dell'immigrazione clandestina, è un problema dal nostro punto di vista. È un problema perché poi nel business dell'immigrazione clandestina ci campano tante cooperative, tante ONLUS che poi non fanno del bene ma fanno solamente del lucro, e ci campano anche alcuni proprietari di immobili che Sì. si sono inventati questa nuova situazione. Allora, sì, In voglio. più, in più, in più, chiudo, guardi. Ci sono situazioni dal punto di vista della sicurezza urbana, delle regole civili, in alcuni territori dove sono arrivate queste persone, non quelli che scappano dalle guerre, ma gli altri, che hanno dell'incredibile. È una situazione che è completamente degenerata e che prima o poi purtroppo causerà qualcosa di gravissimo. L'ultima cosa che dico è che non è vero che le operazioni del governo italiano, le operazioni navali del governo italiano hanno salvato le vite, perché si contano, mi sembra, quasi 2.800 morti da qui a quando, da oggi a quando sono iniziate le operazioni navali del governo italiano.